Cari amici di Voci dal Cilento, bentrovati. In questo periodo la stampa si sta occupando esclusivamente quasi di emergenza coronavirus e naturalmente Voci dal Cilento non fa eccezione. Anche io sto cercando di darvi attraverso il nostro giornale online delle informazioni rispetto all'emergenza in atto che riguardano e che arrivano soprattutto dai comuni della Valle del Calore, il mio territorio di riferimento. Partiamo proprio da Rocca d'Aspide, vi propongo infatti un'intervista al sindaco Gabriele Iuliano che parla dell'arrivo delle mascherine consegnate a tutte le famiglie di Rocca d'Aspide, ma parla soprattutto della necessità di rimanere a casa per non vanificare gli sforzi profusi fino a questo momento. Sono arrivate le mascherine, 3.500 mascherine a disposizione della collettività. Naturalmente si comincia con la distribuzione alle forze dell'ordine, al personale sociosanitario e poi si continua con la distribuzione alle famiglie, una per ogni nucleo familiare, insomma una maggiore sicurezza, una maggiore garanzia a tutela della salute dei cittadini. Sì, un'impresa devo dire recuperarle, però finalmente ce l'abbiamo fatta, sono arrivate queste mascherine utili e intelligenti direi, non mascherine qualsiasi come quelle che insomma abbiamo visto circolare in questi giorni, ma quelle che veramente possono essere utili ad evitare di, come dire, diffondere e al tempo stesso consentire di essere protetti. Le abbiamo distribuite già a tutti i soggetti che operano immediatamente in prima linea sul campo, forze dell'ordine, protezione civile, sanitari in generale. Domani mattina le consegneremo anche a tutti i sanitari dell'ospedale, alla polizia locale, alla protezione civile. E poi consegneremo ad ogni nucleo familiare una di queste mascherine per consentire appunto quando c'è necessità di spostarsi e di uscire per le ragioni note di poterla indossare in tutta tranquillità e sicurezza. Credo che sia una cosa utile e importante per aggiungere sicurezza in questo momento a quella che sono tutte le misure già assunte proprio per fronteggiare questa difficoltà che stiamo attraversando. Il Comune si è organizzato per continuare ad offrire servizi consueti ai cittadini, il riferimento è allo smart working. Sì, noi l'abbiamo attivato immediatamente questo meccanismo di lavoro agile che peraltro poi il decreto del governo ha previsto come forma ordinaria di attività lavorativa in questo frangente. Lo abbiamo immediatamente attivato, abbiamo chiuso quegli uffici che non erano necessariamente rivolti al pubblico e che quindi potevano essere tranquillamente gestiti attraverso il lavoro agile, quindi devo dire da questo punto di vista non abbiamo difficoltà, stanno tutti lavorando, chi appunto a casa attraverso lo smart working, chi in questo momento negli uffici per dare le risposte che quotidianamente continuiamo a fare. Nonostante la crisi, l'ente non si ferma, l'azione amministrativa e quella diciamo di gestione di tutti i servizi continua a svolgersi regolarmente e quotidianamente. Sotto questo aspetto devo dire non abbiamo registrato nessun tipo di problematico o di difficoltà. Ultima considerazione, sta dando grandi risultati l'iniziativa Carrello Solidale. Ma devo dire questa cosa è veramente straordinaria. L'idea che in questo momento si affermi con tanta forza quello che è il valore della solidarietà, dell'altruismo e della guardare a chi ha difficoltà in maniera attenta e con azioni concrete mi ha veramente colpito in positivo, estremamente colpito in positivo. Il Carrello Solidale ha dato la possibilità di assistere con derrate alimentari circa 100 famiglie, persone che avevano difficoltà, ma che con grande dignità, ovviamente, in una situazione di estrema criticità, quale è quella che stiamo vivendo, nemmeno avevano chiesto di essere assistiti. L'abbiamo fatto con discrezione, l'abbiamo fatto grazie appunto a questa generosità dei cittadini di Rocca d'Aspide, ma non solo, devo dire, sono stati imprenditori, persone fisiche, soggetti pubblici e privati che hanno contribuito con donazioni varie. E quindi, insomma, veramente questa ventata e questa forma, diciamo così, di attenzione a chi ha avuto
una difficoltà è sicuramente un fatto positivo e io lo voglio salutare con grande apprezzamento perché merita di essere sottolineato. Noi continuiamo ogni giorno a raccogliere prodotti che andiamo a distribuire attraverso la Protezione Civile alle varie famiglie. Aggiungiamo questa fornitura, che è una fornitura che deriva da questa iniziativa, a quella che già avevamo in corso come fornitura ordinaria di 60 famiglie che assistiamo col Banco Alimentare. Quindi, grazie a Dio, in questi momenti di difficoltà poi la gente dà il meglio di sé. E a Rocca d'Aspiga come altrove è prezioso il contributo dei volontari della Protezione Civile a Rocca d'Aspiga e in altri comuni della Valle del Calore. La Protezione Civile vede l'importante ruolo dell'Associazione Nazionale Carabinieri e del ruolo dei volontari ho parlato in un'intervista al vicepresidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Gino Galasso. Un ruolo importante è quello della Protezione Civile, in questo caso insomma ci sono due organismi messi insieme, Protezione Civile, Associazione Nazionale dei Carabinieri, associazione che tra l'altro è attiva da tempo su tutto il territorio, ma che proprio in questa emergenza si sta rivelando molto utile. Quali sono le vostre attività? Allora, il nostro ruolo, noi già da 5 anni, come lei ben sa, siamo a fianco delle autorità del posto, con i vigili e con i carabinieri della stazione di Rocca, o dei 3 paesi che noi operiamo, Felitto, Castello e Rocca d'Aspi. E la nostra attività è tutto è di supporto alle autorità, come dicevo prima, e in questo caso di consegnare gli aiuti alle persone meno ambiente, e se hanno bisogno di qualsiasi cosa, di medicinale, di assistenza alimentare, e quindi noi operiamo in questo caso qua. E poi in più vicino alle forze dell'ordine quando dobbiamo aiutarle in altre situazioni. Un ruolo importante è anche quello del controllo del territorio e questi sono giorni particolari di festa, sono belle giornate, per cui insomma la tentazione di uscire fuori casa c'è, per cui voi avete davvero un ruolo importante che è quello appunto di contribuire al controllo del territorio affinché insomma non ci si muova da casa come è giusto che sia. Come dicevo prima, affianchiamo le forze dell'ordine, le affianchiamo diciamo, come sempre da supporto e cerchiamo di dissuadere chi dovesse pensare di uscire in questi giorni, di fare le scampagnate, perché non è il caso e quindi devono stare a casa come da disposizione governative. E quindi noi faremo del tutto per convincerli e ce la mettiamo tutto con la speranza che, a parte che capiscano, insomma, noi siamo. La cosa importante, insomma, è restare a casa per rispetto per se stessi, per i propri Allora. cari, ma anche e soprattutto per la società, per la collettività, ma anche per chi, insomma, è in prima linea, proprio come volontari della Protezione Civile, rischiando a volte anche, insomma, la propria salute, la propria vita, possiamo dire. Allora, il nostro obiettivo è proprio quello, anzi, diciamo alla popolazione che prima per loro, per tutti, per loro stessi, per le famiglie, per i bambini, per gli anziani, per noi che operiamo, cioè, come volontari, per tutti, per tutta la società. Quindi dobbiamo metterci in testa che è una cosa di tutti, cioè dobbiamo stare attenti per noi stessi, per tutti, no, non solo per chi opera. Diciamo come noi in mezzo alla strada, ma anche per loro stessi, quindi per la popolazione. Noi siamo qui per questo. Siete un bel gruppo, tra l'altro, di volontari qui a Rocca d'Aspiga, ma insomma anche sugli altri comuni. Ma diciamo che noi ce la mettiamo sempre tutta. Abbiamo creato questo bellissimo gruppo che grazie a tutti noi volontari, cioè a tutti i volontari che ci seguono, che veramente ce la stanno mettendo veramente tutta, diciamo, danno tutto loro stessi, pur di cercare di portare avanti un discorso di sicurezza, in questo caso di salute e di sicurezza pubblica. Ci sono tante altre iniziative promosse sul territorio e noi ne parleremo naturalmente ancora attraverso vocidaccidente.it che vi invito a consultare per tenervi aggiornati sui fatti che riguardano appunto il nostro territorio, in particolare in questo periodo per quel che riguarda l'emergenza Covid-19. Grazie per l'attenzione e a presto.